Fare podcasting. Fare podcasting. Consigli, strumenti e storie dei migliori podcast italiani. A cura di Giulio Gaudiano. A cura di Giulio Gaudiano. Buongiorno, comincio presentando i miei complici, i miei ospiti. Quella che loro stessi hanno definito la scuderia. Francesco Costa è il primo alla mia destra, da Costa a Costa. Tommaso Pellizzari, racconti mondiali del Corriere della Sera. Fabio Cassanelli, lo Stato dell'Unione. E Luca Chiabotti, basket classico. È divertente perché ci si riconosce attraverso i nomi dei podcast e attraverso i loghi che ci sono fuori. Io sono Piano P, nel vero senso della parola. Piano P sono soltanto io mi chiamo Carlo Annese e faccio il giornalista da quando, adesso ho 54 anni, faccio il giornalista da quando ne avevo poco più di 15. Ho seguito una quantità di campionati europei del mondo, prima per lo sport, poi lavorando alla Gazzetta dello Sport, poi ho cominciato a fare carriera interna e ho creato insieme all'allora direttore Carlo Verdelli le pagine Altri Mondi della Gazzetta, che all'epoca erano un esperimento assolutamente innovativo e diverso. Poi sono stato vice direttore della rivista GQ. Nel frattempo, all'inizio del 2016, ho ricominciato ad ascoltare i podcast, perché li ascoltavo già da tantissimo tempo. Avevo comprato il primo e unico libro che era stato pubblicato da Apogeo molti anni prima, per capire come fare, e non ci avevo capito un accidente. Questa introduzione essenzialmente serve per dare una risposta parziale a una domanda preliminare, a quella che Giulio Gaudiano mi ha posto. Ringrazio Giulio, anche se non c'è, ma idealmente io lo ringrazio molto. Lui mi ha chiesto di rispondere a come si costruisce una piattaforma di podcast giornalistici. Io penso che sia importante, appunto, prima rispondere alla domanda perché si costruisce una piattaforma di podcast giornalistici. Per un motivo semplice, questo, cioè perché non so fare altro, perché faccio questo sin dall'inizio, e perché soprattutto penso che il podcast sia lo strumento migliore per poter, diciamo, comunicare, per poter raggiungere un certo tipo di pubblico, un pubblico, attraverso alcune parole chiave che sicuramente ascolterete adesso dai miei ragazzi della scuderia, cioè approfondimento, analisi, curiosità. Io penso il mio perché principale è perché mi piace incontrare le persone, perché mi piace ascoltarle. Io ho lavorato con Luca fianco a fianco, siamo compagni di banco, come si usa dire, per circa 15 anni. Lui è in assoluto, e chi segue basket classico lo sa, uno dei più importanti esperti di basket in Italia, e quindi lui è un vero tecnico, raccontava le partite, raccontava che cosa succedeva in campo. A me piaceva soprattutto incontrare i giocatori, non che a lui non piacesse, però il mio compito era incontrare i giocatori, incontrare gli allenatori, incontrare le persone e raccontarle. Il podcast significa, secondo me, ascoltare quello che queste persone hanno detto, dicono, pensano, comunicano e trasmettono, e farlo in una maniera molto diretta, non mediata. Quindi ho pensato che potesse essere utile prendere dei modelli esistenti, che sono ovviamente quelli americani. Molti di noi hanno di fatto copiato e incollato e adattato e tradotto, quindi prendere un format, dei format esistenti, e adattarli a quello che è quella che è la nostra abitudine di ascolto, la nostra abitudine di incontro. Tutto questo è nato concretamente, appunto, all'inizio del 2016, a metà del 2016, dall'incontro con Francesco Costa. Io conoscevo Francesco da diverso tempo, ci siamo annusati per altri motivi, potevamo lavorare insieme se avessi accettato una proposta al Post. Lui è diventato poi vice direttore, ha cominciato a pubblicare una newsletter che era scritta in maniera tale per cui io immaginavo fosse raccontata, fosse parlata. Lui, secondo me, ha una straordinaria capacità di scrittura molto colloquiale e molto divulgativa.
Ecco perché gli ho proposto, mentre stava seguendo la campagna elettorale che ha portato poi all'elezione di Donald Trump intorno a maggio del 2016, di alternare, di aggiungere alla sua newsletter anche un podcast. E tu perché hai accettato, Benedetto Figliolo? Beh, per educazione, diciamo innanzitutto. No. Buongiorno. Per curiosità, la vera risposta è per curiosità, perché non ero nemmeno un ascoltatore di podcast, se non molto saltuario, ma intravedevo, avevo capito che c'era qualcosa di potenzialmente interessante, anche perché rispondeva il podcast un po' alla stessa domanda e alla stessa esigenza per cui io avevo cominciato a scrivere la newsletter, cioè provare a trovare un registro nuovo, uno strumento nuovo per raccontare le cose che stavo facendo. Il giornalismo, come sapete, attraversa una grossa, profonda crisi industriale dal punto di vista globale, al di là dei casi delle singole testate. Ed è un fenomeno che è molto simile a quello che è avvenuto in modi diversi, in momenti diversi, secondo me, per l'industria della musica o per l'industria del cinema. Grandi cambiamenti tecnologici e culturali hanno fatto sì che modelli di business che una volta funzionavano molto, oggi funzionano meno, e che i clienti, gli ascoltatori, i lettori, i fruitori di quei prodotti lì cerchino cose diverse rispetto a quelle a cui erano abituati. Per questo mi ero detto anche, proviamo a fare giornalismo, in quel caso giornalismo politico di esteri sulla campagna elettorale americana, in un altro modo, con un altro strumento, in quel caso la newsletter, e quando Carlo mi ha proposto perché non provi a farlo anche col podcast, mi è sembrato che fosse logico quantomeno provare a fare un tentativo. E mi sono scoperto molto più di quanto avrei immaginato all'inizio, attratto da questo strumento col passare del tempo. Se scrivere è la cosa che ho sempre fatto nel mio mestiere di giornalista, parlare davanti a un microfono è molto diverso. Scrivere e preparare dei testi perché vengano letti, perché vengano da me e ascoltati dai lettori, dagli ascoltatori, è molto diverso. Questo ha comportato una curva di apprendimento in qualche modo, nel senso che io spero che nessuno oggi ascolti mai la nostra primissima puntata e un giorno ti offrirò dei soldi perché tu la cancelli, perché la prima puntata nostra in assoluto diciamo che è molto diversa in termini di mia capacità di usare quello strumento rispetto alle ultime. Questo mi attrae ulteriormente rispetto a moltissimi altri strumenti giornalistici. I podcast e il podcasting oggi è davvero pieno di potenzialità dal punto di vista del mercato, delle storie da raccontare, e questo è il momento in cui secondo me bisogna metterci le mani dentro e sperimentare, che è quello che poi mi sembra che riusciamo a fare a piano P. Con Francesco abbiamo di fatto creato un modello praticamente dal nulla, che non è soltanto un modello diciamo contenutistico, ma è un modello anche, se si vuole, industriale in qualche maniera. Ripeto, io non ho inventato nulla, ho semplicemente studiato quello che già hanno creato altri e ho pensato di applicarlo all'Italia. Il mio modello di riferimento è ovviamente Gimlet Media e Alex Bloomberg, che ha raccontato in prima persona la sua esperienza in un podcast straordinario che si chiama Startup. Lui era uno dei, lo conoscete immagino bene, era uno dei principali autori di Planet Money, e ad un certo punto ha deciso di mettersi in proprio per creare una piattaforma di podcast cercare di capire come renderla sostenibile, economicamente sostenibile. È stato il primo problema che mi sono posto, perché da un punto di vista di contenuti con Francesco e poi con gli altri ero tra virgolette molto tranquillo. Quindi con Francesco abbiamo immaginato innanzitutto la più classica delle possibilità. Venendo dall'industria editoriale di cui parlava prima, abbiamo immaginato di rivolgere, che qualcuno potesse ascoltare la nostra richiesta di sponsorizzazione. Così è stato, attraverso amici, attraverso persone, abbiamo portato dentro una serie di sponsor. Dopodiché lui, insieme abbiamo ragionato e lui ha compreso una cosa fondamentale: aveva un grosso seguito, aveva una base di ascolto molto importante, e quindi ha provato a suggerire, a chiedere non una classica partecipazione a un crowdfunding, ma ha semplicemente detto: io sto facendo una cosa di qualità, per poterla fare ho bisogno che questa cosa venga innanzitutto riconosciuta da chi ne fruisce, da chi la ascolta. Quindi, come è giusto che sia per un certo tipo di giornalismo di qualità, se volete sostenere questa iniziativa,
offrite, date una vostra offerta minima, però costante per sostenere, per andare avanti. Questo è un modello. Poi ad un certo punto è venuto fuori un secondo modello, dei quattro, l'unico non giornalista è Fabio Cassanelli, però il secondo modello è quello che ha introdotto lo Stato dell'Unione. Fabio insieme ad Andrea Sorbello fa parte di una associazione, di un istituto di studi, è saltato tutto e ho perso i minuti, che si è proposta con il coinvolgimento di un altro istituto di studi internazionali, il Centro Einstein di Torino, con una sponsorizzazione di partenza. A lui e ad Andrea però ho detto una cosa molto chiara, cioè non dobbiamo fare il podcast di un istituto scientifico, di un istituto di studi. A me interessa fare giornalismo, perché vi ho detto prima, quello so fare. E voi, benedetti figlioli, perché avete seguito la mia richiesta? Che cosa avete pensato di fare e che cosa è successo nel frattempo dall'inizio? Ci abbiamo impiegato un po' a partire, ci siamo incontrati e dopo 5-6 mesi abbiamo cominciato a lavorare insieme. Innanzitutto buongiorno a tutti. Abbiamo scritto a Carlo dopo aver ascoltato il podcast di Francesco Costa. Volevamo appunto ispirarci un pochino al suo modello per cercare di raccontare le vicende europee, gli affari europei, che nel nostro paese, diciamo, sono conosciuti molto poco, in modo molto confuso. Sono temi molto complessi e a Torino, diciamo, come giustamente ha detto Carlo, ci sono numerosi centri studi, fondazioni che si occupano di questi temi, ma a queste conferenze appunto si presentano le solite 20 facce note, appassionate di Europa, magari di un'età media over 60, diciamo. Nel 2013 all'Università di Torino io, Andrea e altri ragazzi abbiamo deciso di lanciare Europa, rivista di affari europei, e utilizzando poi la radio dell'Università di Torino, Radio 110, abbiamo cercato di iniziare a raccontare le vicende europee, gli affari europei in maniera un pochino più pop, in maniera più giornalistica, diciamo. A quel punto, ispirati appunto dal podcast di Francesco Costa, abbiamo contattato Piano P, abbiamo contattato Carlo e appunto, come giustamente diceva Carlo, i primi mesi sono stati molto complessi perché il nostro stile di scrittura si allontanava molto da quello giornalistico. Ci è voluto un po' di rodaggio. Carlo lo definiva un master in giornalismo ed ha avuto ragione. Abbiamo imparato molto nello scrivere le prime puntate e quella è stata, diciamo, la prima fase di apprendimento. La seconda fase, che io anche continuo a ritenere molto complessa, è stata quella di gestire la voce, impostare la voce durante il podcast. Magari quello è un aspetto di cui non si pensa mai, non si considera, però almeno nelle prime puntate l'ho trovato molto complesso. E sono contento di questa esperienza e spero appunto che possa continuare. Insomma, ci stiamo lavorando per appunto avvicinarci alle elezioni europee con una seconda stagione e... si comincia presto. Esatto, si ricomincia presto. Uno dei miei complici sin dall'inizio è un amico assoluto, è Luca Chiabotti. Come vi dicevo, è una persona particolarmente esperta di basket e di sport e per me era, come posso dire, necessario fare un altro tipo, cioè con l'Europa, con l'America siamo andati in profondità su argomenti di attualità, che è un modo di fare giornalismo. Quindi nel caso di Francesco, andando a recuperare quello che esisteva, analizzando il contenuto delle televisioni americane, delle radio americane, studiando tutto quello che succedeva. Con l'Europa abbiamo anche aggiunto un altro elemento fondamentale, che sono le interviste con persone, personaggi, esperti, specialisti, eccetera. Un'altra parte fondamentale, secondo me, del giornalismo è il racconto, il vero, quello che voglio evitare di definire storytelling, ma insomma è il racconto di quello che è successo. E Basket Class del passato, attraverso un particolare taglio, attraverso una particolare visuale. E Basket Classico è questo. E tu, perché, benedetto figliolo, hai deciso di fare questo podcast? Buongiorno. Ho deciso perché volevo fare un percorso
personale inverso a quello che ho fatto per 30 anni in un quotidiano sportivo, che è cambiato tantissimo ovviamente, perché adesso si dice sempre che il quotidiano è diventato un mensile, quindi racconta le storie. In realtà non è proprio così, perché per certi argomenti, per un certo modo di scrivere le cose, secondo me è un processo che non è stato compiuto completamente. C'erano un sacco di storie da raccontare, magari che pochi anche tra gli esperti conoscevano, e soprattutto andare a pescare in anni nei quali sia il supporto video sia il supporto, chiamiamolo proprio, anche cartaceo, erano molto scarsi. L'argomento del podcast è il rapporto tra l'NBA e il basket italiano. Sì, adesso l'NBA, cioè il campionato professionistico americano, è molto conosciuto in Italia, i ragazzini conoscono più il basket americano di quello italiano. Peraltro c'è una mancanza di conoscenza, non di quello che è accaduto ieri, l'altro ieri, ma ieri, molto grande. È chiaro che forse sono altri i mezzi per rivolgersi e per dare determinate conoscenze a chi non fruisce dei mezzi più tradizionali dell'informazione. Però è anche vero che c'era bisogno proprio di fare un collegamento, un racconto, raccontare che se tutti pensano che il basket americano sia una cosa che è entrata nel mondo italiano negli anni 80 con la televisione, poi adesso con tutti i mezzi, loro sono molto più avanti di noi ovviamente, anche sui social, su internet, su tutte queste cose, sono successe delle cose negli anni 50 che è bello sapere, prima di tutto sono divertenti, secondo perché sono un po' paradossali visti con gli occhi di oggi, e poi perché la conoscenza secondo me è la base per poi poter dire: ah, ma sapete che è già successo 30 anni fa una cosa che tutti pensano che sia successa oggi? E i casi sono talmente tanti e secondo me, ripeto, divertenti da scoprire, da raccontare. E quindi il podcast è stato un modo, prima di tutto, per mettersi alla prova, perché, come diceva Francesco, io di queste cose avrei voluto, essendo vecchio ed essendo legato a certe schemi del passato, volevo fare un libro, anche perché così era più facile dare dei dati sui quali potersi poi confrontare e lasciarli ai posteri. E ho scoperto che quello che avevo preparato per fare un libro era da buttare via, tra virgolette, per fare un podcast, come modo di scrivere, e poi perché il podcast ti dà la voce, allora hai la possibilità di sentire delle persone che queste cose le hanno fatte, le hanno viste, e la voce è tutta un'altra cosa, la voce è la cosa forse più emozionante, considerando che di molte delle cose che ho raccontato non esistono immagini. E quindi secondo me la voce, più che la lettura, certo, per chi è abituato, ma la voce è una cosa che evoca, il racconto è qualcosa che ti fa vedere molto meglio quello che è accaduto una volta. Le voci dirette sono invece quelle dei giornalisti del Corriere della Sera, che alcuni dei quali, anzi, si sono prestati su iniziativa di Tommaso, che è stato il responsabile di questo progetto, per raccontare alcune delle storie prevalentemente poco conosciute, perché questo era proprio il tentativo, no? Di aggiungere qualcosa di diverso in racconti mondiali. Durante i campionati del mondo, 8 puntate nelle quali Aldo Cazzullo, oltre a te naturalmente, Battistini, Imarisio, quindi inviati e nomi abbastanza famosi, si sono misurati in quello che avete sentito in tutti e tre gli interventi finora, e quindi questo diventa ancora più importante, nella scrittura, nel tentativo di capire come trasferire la scrittura abituale per un quotidiano, per un giornale cartaceo, in audio. Il risultato, secondo te, innanzitutto, che tipo di risposta hai avuto dai colleghi, e dal tuo punto di vista che risposta hai avuto? Allora, senza fare nomi, innanzitutto ho avuto due tipi di risposte. La prima risposta è stata: cos'è un podcast?
in alcuni casi, e la stessa persona poi dopo averlo fatto, essersi risentito, nel senso riascoltato, non risentito come risentimento, aver avuto dei feedback, ma chiamato per ringraziarmi di avergli fatto scoprire questo mondo. Cioè, guarda, il lavoro effettivamente è stato straordinario, era straordinario il testo che lui aveva scritto, quindi il punto fondamentale è sempre partire da questo, no? Se tu hai un testo di alto livello, come secondo me sono stati tutti i testi che i miei colleghi hanno scritto per noi, è una base di partenza dopo la quale tutto è molto più semplice. Quindi questa è la prima risposta. La seconda risposta, secondo me, deve tenere conto del fatto di dove noi abbiamo messo i podcast. Cioè, li abbiamo messi in un giornale italiano che è, come posso dire, il simbolo stesso dell'istituzione e anche di una certa fedeltà a se stesso. E quindi, diciamo, in negativo, anche se negherò sempre di averlo detto, no, in un posto in cui non è facilissimo portare un'innovazione di questo genere, no? Hai visto? L'avevo detto che non dovevo dirlo. È bastato... colpo di scena. Eppure poi invece dal punto di vista, come dire, strettamente tecnico-industriale è stato molto semplice, nel senso che ci siamo infilati in un angolo, l'abbiamo fatto e via. E la risposta è stata straordinaria, appunto, me lo dicevi prima, nel senso che poi è una cosa che sta avendo una coda lunga e dei numeri francamente sorprendenti per me, che pure ci credevo tantissimo in questa cosa. E secondo me, diciamo, poi dal mio punto di vista invece la scoperta è stata di alcune tecnicalità che non sapevo, per cui per esempio io non sono ascoltatore di podcast per un motivo molto semplice, che non sono per esempio una persona che ha tragitti lunghi per andare a lavorare, ho pochi tempi morti eccetera, quindi il podcast è un tipo di cosa, perché ho scoperto con Carlo, perché ho detto guarda, beh, cosa li facciamo lunghi di 5 minuti? E no, devono essere almeno 20 minuti, perché se no il nostro ascoltatore medio non ritiene che siano abbastanza approfonditi. Ok, dove troviamo lo speaker con la voce perfetta? Devo trovare uno di quelli che leggono i nostri testi? E no, ci vuole uno con la voce invece, anzi, che sia al contrario. Allora, come sentite, a me mancano addirittura delle lettere dell'alfabeto, perché ho detto, vabbè, allora lo faccio io. E quindi, diciamo, ho scoperto che alla fine potevo arrivare a fare la cosa che è esattamente quello che io vorrei fare nella vita, cioè il racconto lungo di sport, che è esattamente quello che in assoluto dal punto di vista professionale mi interessa di più. La cosa che mi ha aiutato è una tecnologia, diciamo, cugina che io frequento molto, che sono gli audiolibri ascoltati nuotando. Cioè, io per ragioni del disastro in cui è ridotta la mia schiena, l'unico sport che posso fare è nuotare, ed è in compenso lo sport che mi annoia di più nell'universo, per cui io proprio rischio l'annegamento per noia ogni volta, e mi ha salvato l'invenzione delle cuffiette subacquee, nelle quali invece di ascoltare musica io ascolto dei libri. E quindi adesso ho questa cosa paradossale per cui vado a nuotare non perché mi piace fare sport, ma perché sto leggendo dei libri e voglio sapere come vanno a finire, però diciamo il trucco è utile. E questo è stato quello che mi ha aiutato molto, cioè sapere il piacere fisico e mentale che ti dà una voce che ti racconta una cosa che ti appassiona. E quindi a quel punto, diciamo, il resto è stata tutta discesa. Però secondo me la cosa interessante appunto è questo, è stato il coinvolgimento dei colleghi e i numeri che questa cosa ha fatto, perché ripeto, hanno sorpreso, credo, Carlo tanto, ma me tantissimo, insomma. Tu sei l'unico a cui non chiedo di fare un secondo giro, perché non puoi dirmi se succederà qualcosa, perché non dipende da te se succede, se c'è una seconda stagione. Invece chiedo a Francesco, chiedo a Luca e chiedo a Fabio che cosa accade adesso, che cosa stiamo pensando di fare. Sì, da Costa a Costa ha avuto già due stagioni e ce n'è una speciale in questo momento, di cui sta per uscire l'ultima puntata subito dopo le elezioni di metà mandato, solo su Storytel, una piattaforma di audiolibri e contenuti originali come il mio podcast. Ci sarà poi naturalmente un'altra stagione nel 2020, quando si rimette in moto, come sapete, la macchina della campagna elettorale americana. Si voterà a novembre per decidere se rieleggere o no Donald Trump. Io seguirò di nuovo quella campagna elettorale con la newsletter e col podcast, di nuovo con un metodo di raccolta fondi tra gli ascoltatori e i lettori, che speriamo abbia lo stesso successo dell'altra volta. L'altra volta abbiamo raccolto tra ascoltatori e sponsor più di 40.000 euro, 33.000 solo tra gli ascoltatori. Così sono andato in America per tre volte, per
tanti stati a seguire quello che stava accadendo, progettiamo di fare la stessa cosa nel 2020 e quindi di raccogliere soldi per mandarmi lontano da qui il più possibile, diciamo. Luca. Ma la cosa che mi ha affascinato di più è sapere che appunto magari come delle formichine a mesi di distanza dalla fine del podcast la gente, ci sono sempre nuovi ascoltatori che lo scoprono e lo vanno a sentire, quindi c'è un po' l'esigenza anche di completare la prima serie che abbiamo fatto con un'altra storia, anche per, io dico ringraziare, mi sembra strana come parola, però per ringraziare chi ha seguito e dargli del materiale nuovo se lo ha apprezzato. E poi il mondo delle storie di sport è, oltre che bellissimo, molto ampio anche in un microcosmo come può essere quello di uno sport singolo che è la pallacanestro, un'altra serie, però questa volta al contrario, magari cercando di vedere nel basket italiano quelle storie che sono così facili quando parli forse di basket americano, ma che si ritengono non esistano, altrettanto belle, e non è vero per quello che riguarda il nostro paese. Lo Stato dell'Unione. 29 marzo 2019 la Brexit, 23-26 maggio 2019 le elezioni europee, e in più un sembra governo... un podcast, sì. Lo sta dicendo, è un trailer, sì, fatto esatto. Live, e in più il governo del nostro paese che diciamo si scontra ogni giorno con le istituzioni europee, quindi a inizio del 2019 vorremmo raccontare queste tre cose, insomma. Allora, io ho tre minuti per rispondere alla fine alla domanda fondamentale: come si costruisce una piattaforma giornalistica. Intanto si costruisce senza pensando, io purtroppo ho una cattiva abitudine, li definisco nella maniera peggiore, però pensando che i podcast non siano due persone o tre persone che si mettono intorno a un tavolo e cominciano a parlare fra di loro liberamente. Quella è radio, io li chiamo radio da cameretta, è il successo di Radio DJ, ma quella è la radio, non è il podcast. Il podcast per me, per Piano P, è appunto un'analisi, un approfondimento giornalistico. Si costruisce pensando per una volta più che come giornalista, come editore. Per tanto tempo io ho fatto anche sindacato quando ero alla Gazzetta dello Sport, quindi ho sempre considerato l'editore veramente come una controparte. Invece da circa 2 anni sto pensando alla mia attività come un ventaglio di voci, di culture, di esperienze e di racconti. L'altra cosa fondamentale, secondo me, lo avete sentito prima, insisto su questo aspetto, è la scrittura. Alcuni ascoltatori hanno detto, spesso hanno scritto, che i podcast nostri, i podcast di Piano P, si sentono molto letti, e io dico meno male, perché secondo me, io ho un'idea abbastanza, come posso dire, non brillante della situazione del giornalismo italiano in questo momento. Il giornalismo italiano, ve lo dico a chi continua a farlo dentro, è pieno di cialtroni. Ma non mi dire. Continuare diciamo, ad essere anche noi cialtroni è un modo per diciamo, non prendere le distanze, per non cercare di dare al pubblico un'idea diversa. Un'idea che può essere, che ha un valore e quindi deve essere sostenuta economicamente, da qui i modelli di Francesco Costa e dello Stato dell'Unione. Quindi scrivere significa aver pensato tutto quello che viene detto. Sono molto attento, anche perché sono abbastanza permaloso, lo confesso, ai giudizi che arrivano dai lettori. Un giudizio che mi ha molto colpito in una delle prime puntate dello Stato dell'Unione: abbiamo scambiato un portoghese per spagnolo. Ci sono rimasto una settimana, non riuscivo a farmela passare, perché significa che un pezzettino di quella cialtroneria continuava ad essere anche in questo tipo di attività differente. Come si costruisce? Ultima risposta: si costruisce studiando, ascoltando, andando a vedere che cosa fanno i migliori. Qui c'è mia moglie, noi siamo andati in America l'anno scorso, siamo arrivati a New York a mezzogiorno, siamo arrivati a JFK, siamo volati in albergo, lei non riusciva a capire ma perché, che cosa bisogna fare,
Abbiamo lasciato le valigie, alle 2:30 siamo andati a Brooklyn in un centro sociale perché c'era un incontro per 7 persone che non erano né giornalisti né niente, erano delle persone normalissime che volevano ascoltare uno dei più importanti podcaster americani che a 7 persone ha fatto una straordinaria lezione spiegando le 5 regole fondamentali di come si costruisce un podcast. Prima l'azione, raccontare un'azione, spiegare che cosa vuol dire questa azione, costruire il contesto, trovare le testimonianze, concludere. Grazie. Fare podcasting. Fare podcasting. Consigli, strumenti e storie dei migliori podcast italiani. A cura di Giulio Gaudiano. A cura di Giulio Gaudiano.